Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi qui a Opinione di Luzio, 28 settembre 2012, ore 18:30. Come sempre vi riporterò il nome della città alla fine del mio ben amato video. Questo video è su un dilemma che vi pongo da diverso tempo, è perché la gente non ha voglia di lavorare. Perché non ha voglia di lavorare? Questo è il tema. Perché si parla tanto di crisi del lavoro, ma in fondo bisogna cercare anche di scavare che questa crisi forse viene dalla non voglia di lavorare, questo è il mio dubbio. E di campanella d'allarme vi voglio scuotere questo. Una piccola premessa: Pasolini, se voi leggete i suoi scritti, già denunciava nei suoi scritti che il nuovo proletariato sarebbe venuto da un altro continente, quello che noi chiamavamo e chiamiamo tuttora continente in via di sviluppo. Lui vedeva che la forza lavoro, i braccianti, sarebbero venuti da quei luoghi, da noi tanto lontani e da noi che visti solo come meta turistica, che può essere l'Africa, un continente asiatico o un continente sudamericano. Ebbene oggi, voglio dire, quello che Pasolini ormai non può più dire perché da diverso tempo è morto, si è venuto a creare, cioè forza lavoro presente nel nostro territorio, soprattutto di tutte le etnie, mentre invece l'italiano dove lavora? Non ha voglia di lavorare. Perché? Perché nel contesto, in questi decenni, da Pasolini ad oggi, si è creato, diciamo, che i nostri genitori purtroppo hanno fatto tanti sacrifici negli anni di fermo, negli anni 60, quindi cosa hanno fatto poi di riflesso questi anni di sudore, senza lo statuto dei lavoratori, lavorare senza regole, senza orari e pagati quattro soldi e via dicendo? Cosa l'ha portati? L'ha portati di riflesso a creare nei loro figli i presupposti per non dargli il vissuto loro, perché per loro l'hanno vissuto in maniera traumatica il fatto di non avere mai il tempo di libero per dedicarsi alla famiglia. Quindi hanno pompato al massimo quello che riuscivano a raccimolare col lavoro, il benessere nella vita. Io questo benessere lo chiamo un lago. Questo lago, chiamato benessere, come torno a ripetere, e poi una volta che uno ci bagna un piede è assai duro a tirarlo indietro, perché una volta che uno ha vissuto nel benessere, difficile che poi si dimentichi di ciò e possa vivere nella semplicità, nella pochezza, nella ristrettezza. È difficile, logicamente. E al tempo stesso, quindi, poi ormai non ci domandiamo se nei lavori più umili o nei lavori, diciamo, cosiddetti non tanto belli, che dove c'è da farsi il mazzo tanto, ci sono qui del Bangladesh, ci sono gli africani, ci sono gli ecuadoregni, ci sono i brasiliani, i moldavi, i russi, i polacchi, i rumeni, perché quel lavoro lì non è lavoro tolto alle nostre braccia. Questo fa bene per la propaganda politica della Lega Nord, questo fa parte del fatto che noi quei lavori lì non li volevamo fare in quell'epoca, negli anni 80, anni 90, perché noi siamo cresciuti, come già torno a ripetere, con una famiglia che ci ha detto: studiate, prendete una laurea, che dopo diventate professori, insegnate, fate cultura, perché attraverso i libri avete la possibilità di fare un lavoro intellettuale, intellettivo, non fatto manuale come noi, braccianti agricoli, a raccogliere l'uva quando c'è la vendemmia, a raccogliere l'oliva quando c'è l'oliva, o di mettere il grano quando si mette il grano, di zappare la terra dall'erbaccia, oppure altri lavori di fatica nelle catene di montaggio alla Charlie Chaplin nelle fabbriche. No, voi studiate, prendete una laurea in psicologia, una laurea come commercialisti, okay? Tutti a fare questi lavori intellettualoidi. Adesso c'è un esubero, si sono create per questi intellettualoidi forza lavoro solo nelle cooperative, queste belle cooperative rosse che logicamente ti pagano 6 euro all'ora se te le danno, tutto compreso naturalmente, non sei tutelato per niente come lavoratore, sei un laureato in psicologia, quindi hai sprecato anche 5 anni della tua vita in più per non lavorare, per avere qualcosa in più della paga da operaio, mentre invece un operaio in fabbrica ne prende 7, tu ne vai a prendere 6 se ce la fai in una cooperativa che si ti assume poi a contratto a tempo indeterminato a full time. E quindi logicamente anche lì si è creato poi una voglia di non lavorare nemmeno in quell'ambito, okay? Che poi voglio dire, allora dove ritorniamo a ripetere? È il sistema educativo che è sbagliato, perché logicamente dobbiamo riflettere su questo e far sì noi rimbocchiamoci le maniche, prendiamo consapevolezza che, voglio dire, il benessere che ci è stato dato dai nostri genitori era un benessere virtuale, non veritiero della vita, perché era una cosa, una lettura sfalsata di quello che poi era la realtà dove noi ci dovevamo inserire. Ci dovevano educare come dicevano i nostri nonni: e se vuoi il tuo figlio ricco, crescilo da povero. Questo dovevano fare. I nostri vecchi facevano quella cultura, stava la città contadina, ma siccome noi andavamo rispetto alle altre aziende, le altre nazioni, scusatemi, come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che hanno avuto un passaggio
Eduardo, la società contadina, la società industriale. Se voi sapete la nostra diciamo, crescita, il nostro sviluppo economico invece ha avuto un risalto dalla società contadina e poi subito dopo si è passata alla società industriale, questo di riflesso sicuramente non ha creato una generazione pronta a capire il cambiamento, ok? Quindi logicamente quando si è trovato le persone che si sono incanalate sul cambiamento industriale hanno visto solo la fatica, lo sforzo, ma al tempo stesso gli sembrava di poter essere, non so arrivare a che cosa, da imprenditori, essere dei geni nel mestiere, capito? E di avere la possibilità attraverso l'intelletto di poter avere redditi infiniti. Questo non è possibile, logicamente, non è stato possibile, non si è verificato, perché logicamente questa macchina che è industriale poi, come ha macinato la forza lavoro in quel periodo degli anni 60, anni 70, dove c'è stato il boom delle varie aziende, poi di riflesso queste aziende normalmente hanno creato progetti lavorativi in ambienti dove non si è contestualizzata la rivolta di massa con i diritti del lavoratore e con quant'altro che c'è stato con i movimenti di piazza, okay? Quindi dopo si sono andati a rifugiare i grandi capitali, le grandi industrie a fine anni 80 e inizio anni 90, quando con il crollo del muro di Berlino si sono creati il mondo economico nei cosiddetti paesi alleati con l'Unione Sovietica che non esisteva più dopo. Tutto lì si sono creati le loro lobby economiche, dove lì lo statuto dei lavoratori non esiste, il lavoratore viene pagato poco, non c'è un limite d'orario, e quindi lavoro. Quindi la produzione di massa si è spostata. Noi normalmente dobbiamo essere pronti adesso a capire che ci vorrà 5-10 anni, ma il cambiamento è radicale. Saremo una società fatta di servizi, che daremo solo beni di nicchia, non saremo più beni di largo consumo, quello ce lo dobbiamo dimenticare, beni di nicchia, servizi, cose, attività che possono essere anche collegate anche alle figure dei psicologi, ma stipendiati come gli operai, logicamente, perché logicamente come in America già persiste da diverso tempo, lo psicologo ormai sta in tutti gli ambiti, sia nell'ambito scolastico che nell'ambito lavorativo che nell'ambito familiare, ma lo psicologo serve anche per andare al cesso oramai, voglio dire. Quindi si è creato quest'altra possibilità di lavoro e logicamente ci vorranno 5-10 anni per strutturare una generazione pronta a lavorare in quegli ambiti. Perché finché adesso ci arriviamo, questi che hanno 40-50 anni, hanno fatto sempre gli operai, si trovano cassi integrati, logicamente reinventarsi questo mestiere a essere degli impiegati, a lavorare negli uffici, a lavorare per le aziende che magari lavorano su internet, perché sono quelle che logicamente le aziende su internet come la Trivago, Prezzo Speciale, non so, me ne vengono alcune, oppure che ne so, quelle che lavorano sulla cartomanzia, quelli che lavorano i viaggi low cost, tutte queste aziende che danno dei servizi su internet o della possibilità di consumare i prodotti su internet, logicamente tutto si acquista tramite internet, i negozi non hanno più questa possibilità di essere utilizzati, se non nel campo alimentare, stop, non solo quello diciamo possiamo utilizzare nel nostro campo, nel campo diciamo di elettrodomestici, delle macchine fotografiche o quello che può essere un biglietto d'aereo, un biglietto per una prenotazione nell'albergo, utilizzeremo internet perché si risparmia logicamente, perché abbassi i costi, non togli l'intermediario economico che è il tuo negoziante sotto casa, tutto qua insomma, questa però si va al fatto che la non voglia di lavorare, comunque si è partorita, insieme all'uomo perché ha voluto regolamentarsi, rigidire col dire vogliamo i diritti sacrosanti, la pausa, il caffè, la sigaretta, non posso lavorare in queste condizioni perché posso rischiare la vita, ci sta tutto queste cose, però bisognava anche avere anche i doveri, cioè come potevamo andare avanti con l'azienda, non ce ne siamo infischiati logicamente i doveri che potevamo avere per mantenere quel posto di lavoro e naturalmente in altri ambienti, in altri contesti, in altri paesi questa problematica non se ne viene perché il cinese non gliene frega un cazzo, basta che mangi, gli diamo la sorta del riso, lui si accontenta. Perché come dicevano i nostri vecchi, e ve lo torno a ripetere, se vuoi il tuo figlio ricco, crescilo da povero. E questo è il sunto. Siamo a Roncitelli, dove si trova, trovate su Google Maps, se non sapete dov'è. Arrivederci. Troppo lungo l'ho fatto.